Rieccoci qui, un saluto a tutti, riprendiamo il nostro Sigmund Freud, che è un altro filosofo che, come abbiamo detto nella precedente conversazione, scompone di nuovo tutto il problema della coscienza, come fece Nietzsche, diciamo, che disse che la coscienza non è il luogo dove Dio parla, ma nemmeno diciamo una unità profonda, una unità certa, come per esempio è in Aristotele, dove la coscienza esprime la virtù, in Cartesio, dove la coscienza esprime il pensiero, e in Kant, dove la coscienza esprime la ragion pura. La coscienza per Freud invece va sottoposta a una vigile attenzione, e lui distingue, diciamo, sostanzialmente tre aspetti della coscienza. Il primo si chiama S, l'ess, è la forza impersonale e caotica che è l'origine della nostra psiche. Freud dice che nell'ess noi abbiamo, lo dice letteralmente, un calderone di eccitamenti ribollenti, perché l'ess obbedisce soltanto all'inesorabile senso del piacere, quindi ignora totalmente il principio di non contraddizione, appunto, perché si lascia andare ad un atteggiamento anche spesso contraddittorio. La seconda parte della coscienza è il superio. Freud lo chiama, ma lo chiama in maniera polemica, la coscienza morale, cioè quegli avvertimenti, quelle regole che abbiamo, ma che sono, secondo Freud, pura colpa di genitori, educatori, che hanno instillato delle massime, imposto in realtà massime o positive o negative, fai o non fai. La terza parte della coscienza è l'io. L'io è la parte più difficile, ha il compito più difficile, perché è una sorta di capo del governo che presiede all'equilibrio tra tre cose, tra l'ess, il superio, e il terzo è il mondo esterno, appunto, e quindi l'io deve trovare, deve offrire all'uomo un equilibrio. È un compito di armonia, diciamo così, che però ci fa dire più delle volte la vita non è facile, perché non è facile per l'io e non è facile per noi. La persona normale, dice Freud, quella che non ha un grande bisogno di analisi, è un buon governatore della situazione, cioè un io che governa bene, questo equilibrio appena detto. La persona nevrotica invece è quella che non ce la fa, e non ce la fa o perché ha l'ess con eccitamenti, diciamo, eccessivi, o perché ha un superio, quello appunto dove sono registrate i comandi genitoriali, o troppo debole o troppo rigoroso. In poche parole, Freud dice che se l'io riesce a mantenersi a galla, la persona, diciamo, anche con tante tensioni e comunque sempre aiutata, può vivere. Che cosa c'è per Freud nella psiche dell'uomo? Cioè, al di là dei metodi di cui abbiamo parlato, quali sono i contenuti della psiche dell'uomo? Il contenuto essenziale è un'energia che, da un nome elaborato da Freud che ha avuto un grande successo, viene chiamata la libido. Libido, libidinis, vuol dire piacere dal latino. Libido significa, nel vocabolario freudiano, il desiderio, la volontà, ma per Freud, e qui entriamo nel freudismo vero e proprio, la libido è essenzialmente di natura sessuale. La libido infatti è lo stimolo a creare, ed è un eros, diciamo così, lui lo chiama proprio in questo modo, portatore di vita. La libido è opposta alla destrudo, che invece è lo stimolo a distruggere, che è portato dal Thanatos, cioè dalla morte, uno stimolo mortale. Questa libido, secondo Freud, disseminata nel corpo, soprattutto nelle nostre zone più erogene, cioè più generatrici di piacere, fa della sessualità qualcosa che va oltre il modo con cui prima di Freud la sessualità era sempre stata considerata, cioè la genitalità, cioè l'espressione propria dei nostri organi genitali per, non so, produrre altre vite oppure in maniera solitaria. Questo però, dice la genitalità, dice Freud, non spiega tutto.
Il bambino, per esempio, lui dice, non ha subito dei desideri genitali, però ha dei piaceri sessuali. E il bambino non pensa alla riproduzione, piuttosto pensa alla perversione. E ovviamente Freud usa questo termine perversione in una maniera non negativa, cioè il bambino è perverso non vuol dire che il bambino è peccatore, ma che il bambino utilizza, produce pensieri sessuali che lo portano alla perversione. Freud infatti parte proprio dal bambino. Ricordate che anche Nietzsche, dopo il cammello e il leone, mise il bambino come metafora di colui che si era liberato da tutti i pesi, e lo chiama letteralmente un essere perverso, cioè uno che modifica le tendenze del piacere. Questo significa pervertire, cambiare le tendenze del piacere, e lo dice anche un essere polimorfo, cioè un essere che usa diverse forme e diverse, diciamo, parti del corpo. La sessualità del bambino, che ha impegnato tanto del tempo freudiano, diciamo così, del suo studio, avviene in tre fasi. La fase orale, cioè attraverso la bocca, e consiste soprattutto, sia nel bambino che nella bambina, nel prendere il latte dalla mamma. La fase anale, cioè la funzione degli escrementi, che il bambino, secondo Freud, ama molto e che bisogna, lui dice letteralmente, stimolare bene, addirittura fargliele quasi osservare, fargliele vedere per apparentarlo, per riconciliarlo, diciamo, con questo aspetto essenziale della sua sessualità. E infine la fase genitale, che segue alle altre due e che inizia però intorno, diciamo così, al terzo anno di vita. L'ultima fase, questa genitale, si articola in altre due fasi. La fase fallica, che nel bambino maschio è la scoperta del suo organo genitale, che diciamo al bambino maschio provoca paura. Questa scoperta gli provoca paura perché teme di essere castrato, mentre quando l'organo genitale maschile viene scoperto dalla bambina femmina, provocherebbe a Freud una sorta di tragedia, perché invidia il bambino perché lei non lo possiede. La seconda fase è la cosiddetta fase genitale stretta, propriamente detta, nella quale si supera la paura del maschio e l'invidia della femmina e si organizza il proprio piacere sessuale. Ma nell'organizzare il proprio piacere sessuale, già a partire dal terzo o quarto anno di vita, c'è un grosso impiccio, il famoso complesso di Edipo. Edipo era quell'eroe tragico greco che dovette uccidere il padre, Laio, e sposare la madre, Giocasta, proprio perché aveva fatto sesso con una donna che non sapeva essere sua madre. Il complesso di Edipo viene rielaborato da Freud come un attaccamento di ogni bambino verso il genitore del sesso opposto, quindi del figlio verso la madre, della figlia verso il padre, con una sorta di ambivalenza. L'ambivalenza è un affetto che si identifica, oppure una gelosia che elimina, quindi l'ambivalenza della scoperta del sesso del genitore di sesso opposto può provocare un affetto attraverso l'autoidentificazione, può provocare una gelosia per eliminare invece il genitore di sesso, del proprio stesso sesso. Questo aiuta il maschietto a crescere e quindi non va assolutamente represso. Quindi Freud dice che se il maschietto vuole dormire con la mamma, deve dormire con la mamma; se vuole stare con lei nella toilette, nel bagno, deve stare con lei nel bagno, e naturalmente anche a ruoli diversi, anche la femmina col padre. E addirittura che a volte il maschietto elabora, qualche volta anche la femmina, tentativi di seduzione del genitore di sesso opposto, che sono giochi erotici ai quali i genitori si devono sottoporre. Stessa cosa dovrebbe avvenire appunto nella bambina verso il padre. Freud, nella opera Introduzione alla psicoanalisi, iniziata nel 1915, ammette che anche i genitori si potrebbero abbandonare all'attrazione sessuale,
verso il figlio di sesso opposto, certo non era quello il periodo in cui si potevano immaginare, come drammaticamente si temono oggi, le conseguenze di una cosa del genere, cioè di un genitore che si abbandona a desideri erotici verso i propri figli. L'arte per Freud è un'occasione di sublimazione. La sublimazione vuol dire spostare una pulsione sessuale su oggetti non sessuali, quindi l'artista quando disegna è uno che sogna ad occhi aperti e trasferisce questo sogno in espressioni socialmente accettabili, quindi l'artista che disegna un nudo. La religione ovviamente per Freud è un appagamento personale e collettivo di antichi sogni, come tale è totalmente inutile. Chiamare Dio col nome di padre non è altro che una proiezione dei rapporti col padre terreno. E col nostro Freud abbiamo concluso. Alla prossima!